Il mio nome è Okara. Satoshi Okara. E sono qui soltanto perché voglio diventare il più grande culinario del mondo. Senza indugi, senza sprechi. E io lo diventerò. Voi mi potrete aiutare in questa avventura che io voglio trascorrere. Però adesso abbiamo un arrivato molto speciale. Ma qui piace la rana fritta. Cagata di mangio qui! Bene, adesso però vieni. Marcawigo, dai. Sì, ho fatto. Annagaito. Agaise. Agada Wick. Daganaiga. Credo lì sia più giusto. Meglio passare a quello di tuo padre. Tieni. Grazie. Tutto quanto per te, signore. Gli è piaciuto? Credo che il migliore sia quello di tuo padre. Non ti piaceva il mio? No, però era buono. Tieni una cosa. Tienila tutta. Che cos'è? Yoshi è essiccato al sole. Lo vuoi mangiare? Proviamo. Takamashi! Non mi renderete mai vivo! Ah! Ah, mamma mia! Ah! Bravo! Cosa si deve fare con lui? Salve! E tu vieni qui, dai, dove scappi? Yoshi, adesso hai la castretta. Yoshi, ciao! Sì! È stata davvero una cosa bellissima, sto piangendo da ridere. Comunque, grazie mille. Però adesso sta arrivando un pezzo grosso. Meglio che tutti insieme a noi. Mentre lo dobbiamo preparare questo piatto. Hanno voluto di aggiungermi in un altro video e hanno deciso proprio in questo. Quindi adesso, quale sarà questa nuova esperienza che mi darete? Spero sia buona. E spero anche che sia decente. Che non si sa mai, perché io voglio il pongo io, fai puzzetto, tu lo mangi più tu. Credo che sia un po' scortese da parte sua. Beh, sai che ti dico? Praticamente il mio animale domestico si smandruppava e quando lo fa significa che qualcosa di bello sta accadendo, quindi figlia, piatto principale di oggi, pongo. Me ne sono mangiato un po', adesso andate. Questo com'è di yogai? Adesso ragazzi, però abbiamo bisogno di un po' di pubblicità. Ok, pausa finita. Gente, si ricomincia. Perfetto, ragazzi. Avete studiato il vostro piano? Sì, quindi bene. Prendiamolo e sminuziamolo. Perfetto. Si sta formando.
Man mano sto ottenendo un aspetto migliore e in più credo proprio che sia un piatto speciale di casa Sakoshi. Tu ti chiami Otara Sakoshi, eh? Ti chiami quindi Otara Sakoshi? Certo che mi chiamo Otara Sakoshi, che non so vedere il video. Ecco qui. E questo me lo mangio io. Aveva ragione quando diceva che era buono. Adesso puoi pure venire, idiota. Oh, sì, idiota, cosa? Perché mi avete chiamato? Oddio, cioè, oddio, mi sta facendo la volete smettere? Volete servire questo cacchio di piatto? Ok, ecco a te. Ok, adesso mangio. Ah, sembra essere portato dalle ali di sei angeli. Mi devo buttare sotto? Certo, ti prendo. È come se poi mi daresti questo come premio del coraggio. È davvero... È davvero! Allora è davvero cosa? Stai zitto te! È davvero strabiliante! Come cavolo fate a cucinare certe cose? Io non lo so! È buonissimo! Tutto quello che cerco, detto un piatto! Consistenza, cremosità e soprattutto... deve essere croccante, cremoso dentro e croccante fuori, una vera combo, proprio come il pongo. E quindi adesso me ne vado e mi starò tranquillo. Perfetto, adesso per un po' non faremo niente. Ragazzi, sto cercando lo yogai. Però qui non lo trovo. Adesso però devo mangiarlo per specialità. Buono speciale al punto giusto. Oddio, sono diventato grasso 300 tonnellate, soltanto per mangiare questo pezzo
e voi me lo rubate. Perfetto, adesso sarà parte di me. No. Mettiamo via questo cadavere prima che succeda qualcosa di bruco. Molto, molto brutto. E così il corpo morto morì, e facendo pure tutta quanta la specie umana, dopo aver mangiato quello stupido ingrediente che nessuno sapeva che cos'era. E così sono andati in MasterChef Italia, dove hanno potuto uccidere altre più persone. Fine.